Siamo qui a Las Vegas a metà dei due B del main event delle World Series of Poker. Carla Solinas, impressioni a caldo su un'uscita prematura nel main event? Ti aspettavi qualcosa di più? Beh, oggi non è che si poteva sperare di fare grandi cose perché sono partita con 20 bui. Sono uscita dopo le prime due orbite praticamente del mio tavolo, avevo jack-jack di piccolo buio, ho trovato KK88 in un three-way e sono uscita. Ma il discorso non è quello, che è stato un torneo molto molto sofferto dall'inizio del day 1. Avevo iniziato bene, poi parecchie mani travagliate, un bel fold che mi ha permesso di comunque trovarmi al day 2, ma non sono stata premiata. Intanto complimenti, fare un day 2 non è mai facile, specialmente con un field come questo dove puoi trovare professionisti di altissimo livello. Avere un tavolo facile magari aiuta ad andare al day 2. Il tuo tavolo non era proprio di più facile al day 1, eh? Era un tavolo abbastanza difficile. Comunque bravissima, come al solito, quando si esce al torneo bisogna subito guardare al futuro. Allora, dici di te, prima cosa, sei ancora single o in questi 3 o 4 giorni a Las Vegas hai trovato qualcuno con cui andare a cena? Aspetta, no, per ora nessuno. Prossimo torneo? Prossimo torneo sarà l'IPT a Sanremo, che a fine mese, quindi gioco in casa. Dove tu hai fatto un grande risultato l'anno scorso, era lo stesso torneo o era? A Nova Gorica, sono arrivata seconda l'anno scorso. Sei capace di arrivare in fondo ai tornei, magari un po' di good run? Magari, guarda, sì, stiamo aspettando che mi dia una benedizione. Il god del poker. In questo momento Antonio è il god del poker, magari porta bava. E quest'anno speriamo che facciamo questa intervista al day 5, al day 6. Ah, se no, proprio a novembre direi. Io guardo in alto, mica. Bravissimo, perché quando ci si siede per giocare al main event ci si siede per vincere, non mica per arrivare in fondo. No, tu di chi vincere. Ti ricordi? Di chi vince o di chi arriva secondo? Ma io mi ricordo che l'ultima volta. Io esco sempre al dei uno o dei due, quindi non ho mai fatto dei tre. Vedi, non bene. Non benissimo, però dai, la speranza è buona, appuntamento con GD, sui tavoli di GD. Tu di solito che cosa grindi su GD? Dove ti trovi? Solamente MTT. Solamente MTT. Bravissima, in bocca al lupo per il futuro. E comunque è ancora single, quindi... Ciao, sono Max Pescatori, questo è il Day 2C e sono venuto qua, anche se io ho giocato ieri, a vedere un po' come vanno gli altri italiani e a guardare un po' tutte le persone. Ho fatto un ottimo Day 2B e sono arrivato a 199.000, ho visto che la media è 84.000 circa, quindi ottime speranze per il Day 3 che si giocherà domani. Oggi cerco di stare abbastanza tranquillo, senza stress. La fortuna è ovviamente sempre molto importante perché il draw, cioè i giocatori che troverai al tavolo, sono fondamentali per poi stabilire la strategia. Sono stato fortunato nel day 2, ero meno fortunato nel day 1, vediamo nel day 3, speriamo di continuare con magari qualche giocatore scarso e un mix buono, magari con qualcuno pro che però mi rispetta, quindi poi in un tavolo così posso avere le maggiori possibilità per andare avanti. Un saluto da Las Vegas, Max Pescatori, ciao!